Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: al Grande Fratello VIP retroscena emergono all'improvviso, ecco cosa si nasconde dietro al suo comportamento. Il Grande Fratello VIP sta procedendo a gonfie vele dopo il varo inaugurale di qualche giorno addietro. Attualmente, le personalità più controverse ed esplosive del programma stanno gradualmente emergendo nel format di Canale 5. In particolare è l'opinionista televisiva Sara Manfuso a destare particolare attenzione, il pubblico l'ha già ribattezzata affettuosamente Arpia e Vipera per le sue critiche lapidarie e i commenti transant sui compagni di avventura. Durante l'ultima puntata la sua attitudine a seminare zizzania è stata evidenziata anche dall'opinionista Sonia Bruganelli e Sara Manfuso ha in seguito commentato l'esito della diretta. La spigliata e peperina Sara Manfuso non è entrata in punta di piedi nel reality per antonomasia, nella clip di presentazione si è definita una rompiscatole, aggiungendo inoltre di possedere più intelligenza che seno, opportunamente ritoccato. Sin dagli esordi ha sparato a zero senza rimore sui compagni di avventura, ad Attilio Romita ha contestato atteggiamenti troppo lascivi e inopportuni. Ha inoltre fomentato l'infatuazione di Eleonora Ferruzzi nei confronti di Luca Salatino, invitandola a perseverare nel corteggiamento. Durante la scorsa puntata Sonia Bruganelli l'ha tacciata di malafede, argomentando che, in quanto amica dell'icona trans, Sara avrebbe dovuto desistere dal soffiare sulle braccia ardenti. Pura strategia al servizio delle telecamere? Alfonso Signorini ha divulgato alcune clip in cui l'opinionista criticava l'esibizionismo di Ginevra Lamborghini, perennemente svestita e ammiccante. Insomma, chi più ne ha, più ne metta, persino Sofia Giale Dedona è stata investita dalle frecciatine di Sara Manfuso durante le nominations. Novella Attila nel programma, l'opinionista divide e fomenta il pubblico, alla schiera dei fan si contrappongono compatte le fila dei detrattori. In ogni caso Sara è uno dei personaggi più chiacchierati della settima edizione, e gli utenti dei social non hanno mancato di notarlo. Nella clip Sara Manfuso ha ammesso candidamente alla compagna Geggia e ad Eleonora di essere nata per tuffarsi nelle polemiche. Amore, è quello che faccio, è il mio lavoro, ha sentenziato l'opinionista. Io lo sai che san contenta quando è così? Quando c'è contraddizione mi accende, almeno mi sento viva con queste dinamiche. A me piace tanto, mi mette proprio il friccicore. Non avevamo dubbi, Sara. Chissà se il suo percorso nel format verrà premiato dalla sua attitudine ai pettegolezzi e agli scontri. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.